Sì, Vito, eccoci, siamo qui. Allora, siamo con Enza. Enza, il Papa ha detto non abbiate paura del giudizio finale perché non saremo soli. Ecco, che cosa vogliono dire secondo lei queste parole? Che cosa hanno detto a lei queste parole? Queste parole che non saremo soli ci invita ad avere una vita serena e onesta, e perché poi alla fine c'è qualcuno che ci accompagna, come dice quella poesia. Dice, io per un po' mi hai accompagnato sempre. A un certo punto non ho visto quattro orme, ma ce n'erano solo due. Dice, perché? Perché io ti avevo preso in braccio per accompagnarti nell'aldilà, dove ci sarò io ad aspettarti con serenità, eccetera. Ecco, lei crede in questa misericordia di Dio? La vede nella sua vita? Sì, assolutamente sì, altrimenti non farei volontariato, non sarei a disposizione degli altri, non vedrei quella limpidezza, quella gioiosità nelle parole, nell'esempio e nella persona del nostro Papa. Adesso chiediamo a te, che cos'è che ti ha colpito del Papa e dell'udienza? La parola che lui dice sempre a tutti, non avere paura, non avere paura di aiutare al prossimo, di ascoltare le difficoltà che può avere una qualsiasi persona umana, perché sull'esempio di Cristo noi, che è alla base di tutto, non dobbiamo avere paura di nulla e avere fiducia in lui anche in tutte le cose che facciamo. Tu credi nel giudizio finale, che ci sarà un giudizio sulla tua vita? Sì. Io lo credo. Io credo che sulla vita di tutti, se facciamo del bene, ci sarà la nostra grande ricompensa da parte di Gesù Cristo, ed è quello che Papa Francesco dice sempre a tutti quanti noi. Credete in Gesù Cristo e avrete il suo positivo giudizio. È valsa la pena venire a sentire le parole del Papa? Assolutamente sì. Auguro a tutti di fare un'esperienza come questa e di ascoltare le parole di Papa Francesco. Allora, con questo invito che viene fatto dai pellegrini a tutti, venire a sentire l'udienza del Papa, Vito, ti ridò la linea, ci sentiamo più tardi.